Ciao, oggi in questo video ti parlo del conduttore di terra. Anzi, in realtà ti parlo del conduttore di terra giallo-verde, quindi quello che ha l'isolante. Prima di parlare di questo, però, è doveroso fare una precisazione. Che diavolo è l'isolante dei cavi? Aspetta, so che può sembrare una cagata, ma non è così. L'isolante, ok, sappiamo tutti che è quel materiale che ricopre il rame, cioè il rame. Tendenzialmente i cavi sono in rame, se fossero in alluminio ricoprirebbe l'alluminio, comunque ricopre la parte conduttrice. Lo scopo dell'isolante è molteplice, serve sia a proteggere le persone dal contatto diretto con la parte in tensione, perché se uno tocca il metallo si becca la scossa, no? Adesso facciamo finta di parlare di un cavo di fase. È ovvio che il cavo di terra tendenzialmente non è in tensione, può andare in tensione se ci sono guasti, eccetera, ma normalmente non è in tensione, tant'è che si può fare anche nudo. Ma andiamo avanti. Secondo scopo dell'isolante dei cavi è quello di fare in modo che il metallo sia protetto, quindi deve avere una certa protezione per evitare che possa andare in cortocircuito con il metallo di un altro cavo a potenziale diverso. Prova a pensare a fase neutro, se fossero nudi, si toccano, non è proprio il massimo della vita. Infine, una cosa che va detta, a mio avviso, ed è essenziale da capire sull'isolante dei cavi, è che non sono tutti uguali. I cavi sono muniti di isolanti che sono diversi fra loro. Ad esempio, alcuni cavi sono idonei a stare in posa interrata, altri no. Perché qual è la differenza? Fondamentalmente, il cavo idoneo a stare in posa interrata ha un isolante che riesce a resistere all'acqua, all'umidità, a queste condizioni di bagnato che a lungo andare, se l'isolante non fosse idoneo alla posa interrata o comunque a contatto con l'acqua, tenderebbe a rovinarlo, a diminuire le sue prestazioni, a mandare un cavo in dispersione. Ora, nel momento in cui noi abbiamo un cavo, ad esempio, di fase, è giusto che l'isolante del cavo sia idoneo a stare a contatto con l'acqua se abbiamo una posa interrata, perché nei pozzetti è facile che si possa infilare l'acqua e che ci possa rimanere anche a lungo. Ma nel momento in cui abbiamo un cavo di terra, che normalmente non è in tensione, potrebbe andarci in casi particolari, ma normalmente non è intenzione, diventa meno importante la protezione di questo isolante contro l'acqua. Perché se si rovina l'isolante, cosa mai potrà succedere? C'è un pericolo di qualcuno resti folgorato? No, cioè, se questo qui fosse della slide, fosse un cavo di terra isolato e io prendo la classica cordina, l'FS17, okay, che non ha l'isolante idoneo a stare a posa interrata, ma la metto ugualmente a posa interrata. Ho fatto un qualcosa che non va bene? No, non ho fatto qualcosa che non va bene perché in questo caso, anche se l'isolante si dovesse, diciamo, non rovinare, che non è il termine giusto, ma dovesse perdere le sue proprietà dielettriche, non è un grosso problema perché tendenzialmente quel cavo non è percorso da corrente, non è in tensione, quindi anche se si rovina, pace, non succede niente. Ovviamente, se parliamo di conduttore di terra, bisogna comunque rispettare la normativa che prescrive alcune sezioni minime, sia che sia un conduttore isolato, sia che sia un conduttore nudo. Ad esempio, se fosse un conduttore nudo, non questo qui che è isolato con giallo-verde, la sezione minima dovrebbe essere 25 mm quadrati, a meno che non stiamo facendo un impianto di terra che serve per la protezione contro le scariche atmosferiche. A quel punto, sai quant'è la sezione minima? 50 mm quadrati. Nel momento in cui utilizzi invece il cavo isolato giallo-verde, puoi limitarti ad usare una sezione minima di 16 mm quadrati. Ovviamente tutto questo va poi coordinato con tutti gli altri discorsi che non posso fare in una pillola qui di 1 minuto, 2 minuti, quello che è. No, veramente è già un po' che registriamo. Però, quant'è? Ah, sono 4 minuti. Però ecco, faccio fatica a dirti tutto. Detto questo, io ti saluto e spero che questo contenuto ti sia piaciuto e ci vediamo per il prossimo video. Ciao!